Buongiorno, bentornato a tutti quanti ragazzi all'Odlin Caffè, la rubrica che vi accompagna il lunedì e il venerdì. In questa sessione estiva iniziamo alle 13:40. Insomma, poi si cazzeggia tra, mettiamo un po' di musichetta nell'attesa che arrivino tutti quanti dalla pausa pranzo, solitamente intorno alle 2, così inizia sempre. Quindi ragazzi, non perdete la live, ma se non riuscite a seguire la live dell'Odin Caffè, io vi ricordo che trovate tutte quante le live, tra l'altro con il supporto video degli articoli con tutti i grafici, le fonti, eccetera, eccetera, lo trovate su YouTube nel canale del CryptoPub. Se non siete ancora iscritti, ragazzi, andatevi a iscrivere. Cosa state aspettando? A parte gli scherzi, se volete seguire poi in diretta, mentre siete in diretta la puntata, trovate il link su Notion con per l'appunto tutti gli articoli pregressi, con alcuni articoli in primo piano, approfondimenti, c'è veramente di tutto e di più. Stiamo vedendo in questo momento un po' quello che è il mercato, diciamo che meglio che la saltiamo sta parte qui sul mercato, perché la price action, soprattutto delle altcoin, è veramente ridicola in questa fase. Abbiamo davanti qua gli eventi macro della settimana, tra l'altro oggi ne parliamo, ma oggi secondo me non riusciremo del tutto a parlarne, anzi voglio un po' approfondire la parte legata alla questione del debito degli Stati Uniti, che verrà probabilmente alzato nel 2025. Per questo io vi invito a insomma rimanere connessi, perché ne parleremo proprio lunedì. Sto preparando un approfondimento su questo aspetto qui. Quest'oggi invece parliamo di un argomento che interessa tantissimi, che è quello dei real world asset. Ma voi lo sapete, no? Prima di arrivare un po' al fulcro, al punto dell'episodio di quest'oggi, dobbiamo fare, no? Il solito excursus, quello solito, ragazzi. Vediamo un pochino gli ETF, vediamo un po' quale paese oggi sta dumpando i suoi bitcoin, facciamo un po' una panoramica, giusto per capire che diavolo sta succedendo sui mercati. Allora, in realtà, l'ho detto spesso, ultimamente mi ritrovo a dirlo molto, molto, molto spesso, quello che si sta osservando sui mercati finanziari, in particolar modo possiamo dire in realtà sul mercato cripto, non so, non rispecchia esattamente lo stato attuale delle cose. Infatti ci sono diversi punti, diversi aspetti nelle scorse puntate. Ne abbiamo visti veramente tanti, no? Che sono tutta una serie di aspetti che possiamo in alcuni casi includere in quelli che sono i fattori fondamentali dietro al settore cripto, ma in generale l'interesse di investimento dei grandi fondi, dei VC, delle aziende esterne al settore cripto, che non ci fanno, no? Non vanno un po' in contrasto, ecco, mettiamoli in questo modo, vanno un po' in contrasto con quello che si vede su quella che è la price dei mercati, che ultimamente, come dicevo prima, sta rasentando quasi il ridicolo nelle altcoin. E però dall'altra parte, ragazzi, noi vediamo che sotto il tappeto si sta muovendo qualche cosa. Allora, a tal proposito, vediamo anche lì, no, dati un po' discordanti, cioè da una parte Bitcoin che, nonostante le buone notizie sul lato macroeconomico, la vedremo tra pochissimo, sta un po' vacillando lì sui 57, non riesce a riprendere il suo range, che tanto abbiamo odiato. Vedete un po' come la vita, no? L'abbiamo odiato tantissimo quel range tra i 70k e i 60k, e adesso invece è un momento agognato, no? Quello del ritorno all'interno del range. Siamo qui, non riusciamo a superare i 60k, però nonostante questo gli ETF sui Bitcoin negli Stati Uniti, per esempio, stanno registrando continuamente degli inflow positivi. Sarebbe il quinto giorno successivo, quello di giovedì, ovvero quello di ieri, con 70 milioni, quasi 80 milioni in realtà di dollari, proprio nella giornata di ieri, di inflow a flussi netti positivi. Il maggiore contributo, vabbè, questo è inutile oramai, insomma, oramai l'abbiamo capito come funziona. Il maggior contributo è arrivato appunto da Hybit di BlackRock, che ha tirato ben più di 70 milioni di dollari soltanto questo fondo. E poi, insomma, ragazzi, andando un po' più in giù, è chiaro che si abbassa sempre di più, no? L'accumulo, l'inflow di milioni di dollari da parte di questi fondi.
Quello che sta succedendo in realtà, non, quello che stiamo si rispecchia sulla pre-section, secondo me non viene tanto dagli ETF che in realtà non si sono comportati benissimo. Ecco, diciamo gli attori dietro gli ETF, gli investitori dietro gli ETF si sono un po' comportati, no, alla retail, mettiamola in questo modo, quindi hanno un po' acquistato il top, venduto il bottom, hanno fatto un po' di cazzata, ecco, mettiamola in questo modo. Stiamo vedendo tra l'altro ancora sto benedetto GBTC di Grayscale che continua a registrare outflow netti, in questo caso stiamo registrando fino a quasi 40 milioni di dollari di outflow netti allo stato attuale, quindi ecco, diciamo che è una situazione un po' ecco, particolare, ragazzi, se avete seguito queste ultime puntate, ecco, il termine particolare, situazione particolare è tornato tante volte, perché per quello dicevamo prima, no, un mercato che non sta rispondendo, il prezzo che non sta rispondendo esattamente a quello che poi sono i movimenti alle spalle, che secondo me sono dei movimenti più che positivi, e quindi insomma c'è questa discordanza, questa forte, fortissima asimmetria. Il valore totale delle transazioni sui fondi ETF di Bitcoin, questa ha raggiunto il 1,31 miliardi di dollari l'11 luglio, e questo è un dato interessante, perché è soltanto un ottavo rispetto a quelle delle sono state le giornate d'oro di questi fondi, quello che no, ci ricordiamo benissimo a marzo, quando abbiamo raggiunto poi gli all time high su Bitcoin, ecco, si raggiungevano più o meno gli 8 miliardi, si sono raggiunti gli 8 miliardi in alcune giornate. Cosa significa quindi questa situazione? No, ci sono degli inflow positivi, forse c'è un po', no, questi tradiscono un po' una certa fiducia da parte degli investitori su Bitcoin in generale, su una ripresa del mercato cripto. Dall'altra parte però c'è anche qualcuno che sta sfruttando la situazione attuale per fare che cosa? Per fare del trading e soprattutto per andare a speculare su quella che è una fase di debolezza di Bitcoin. E infatti si stanno registrando sempre di più i depositi sui CEX. Sappiamo che i depositi sui CEX normalmente no, sono connessi a una possibile pressione di vendita, quantomeno sul breve termine, o comunque questo secondo CryptoQuant si può trattare, no, di un aumento dell'attività, ecco, può essere un sintomo dell'aumento dell'attività dei trader. Loro comunque non vanno ad attribuire assolutamente questo aumento dei depositi sui CEX, per esempio i trasferimenti alle vendite del governo tedesco, che sappiamo, no, sono stato un po' un argomento di discussione degli ultimi giorni, hanno fatto parlare tantissimo di sé. Inutile che andiamo a vedere questa cosa, perché anche lì imbarazzante il modo in cui hanno gestito questa cosa, onestamente non l'hanno gestita nel migliore dei modi, secondo me l'intern il tirocinante del governo tedesco che si è occupato di sta roba qua, perché non può essere una persona con un'esperienza, cioè ha fatto veramente una mezza porcata. Comunque, a parte questo, diciamo, tutto questo cosa ci racconta? No, ci racconta una fase un po' delicata a livello di mercato, attenzione, con i dati di ARK che però mostrano come il governo tedesco abbia quasi forse esaurito i suoi bitcoin rimanenti nel suo wallet. Stiamo parlando di meno di 10.000 bitcoin rispetto a quelli che erano gli oltre 50.000 che erano stati sequestrati da questo sito di pirateria cinematografica Movie2K, no? Questo sito non lo conoscevo onestamente, che sono stati requisiti questi bitcoin e poi venduti così dampati pesantemente che neanche io, cioè nei momenti proprio di rabbia dampo la qualsiasi non lo so, cioè ragazzi, veramente assurdo questa storia. Ad ogni modo, c'è un aspetto interessante che potrebbe, cambiare un po' le cose nei prossimi mesi. Infatti dovrebbero arrivare questi rimborsi di FTX, se ne è parlato tanto, sapete, insomma, anche qui all'Udine in realtà l'abbiamo spesso evitato questo discorso, perché è stato sempre un rimbalzare di notizie che poi venivano confermate, a volte venivano negate, insomma sempre un casino, inutile che ci mettevamo lì a vedere di volta in volta una cosa diversa. Però l'aspetto interessante è che forse siamo arrivati a un punto di svolta, perché FTX potrebbe rimborsare
rimborsare i suoi clienti, e si sta parlando di una somma di 16 miliardi di dollari. Questi 16 miliardi di dollari, per usare un termine da marketing, vanno direttamente in target, cioè vanno diretti a, nelle tasche di persone che chiaramente hanno investito, investono in cripto. Quindi è molto probabile, auspicabile quantomeno per noi, che si possano riversare sul mercato. E comunque 16 miliardozzi di dollari non sono niente male, insomma è un modo, potrebbero dare un po' una leggera spinta. Addirittura insomma, ci sono vari analisti, no? Cioè, questo X Ramblin, che addirittura prevede, no, una crescita significativa del mercato proprio grazie alla distribuzione di questi fondi da parte di FTX. Come al solito, ragazzi, bisogna mantenere un po' i piedi per terra, cioè non cambierà, non partirà il bull market per 16 miliardi di dollari, assolutamente no, né tantomeno sarà un qualcosa di ininfluente. Potrebbe effettivamente essere un punticino in più, ecco, se stiamo vedendo quello che sta accadendo, no, per esempio con le centinaia di migliaia, le decine di migliaia di bitcoin posseduti dal governo tedesco, ecco cosa sta combinando. Possiamo immaginarci che in qualche modo possa favorire, ecco, una fase, magari una spinta rialzista. Quando dovrebbero arrivare questi fondi? Allora, abbiamo già più o meno una data: il 7 ottobre 2024 il giudice John Dorsey valuterà l'approvazione del piano fallimentare. Questo qua, se verrà approvato, i pagamenti poi dovrebbero arrivare entro la fine del terzo trimestre del 2024, quindi insomma aspettiamoci. È un po' un periodo che sappiamo essere, no, un periodo particolare. Potrebbe essere un periodo effettivamente favorevole per, in generale, i mercati di rischio, i mercati finanziari, in particolar modo per i nostri mercati, no? Per il nostro settore. Andiamo velocissimamente, anche perché abbiamo veramente tante cose di cui parlare oggi, sugli ETF per Ethereum e Solana. Sappiamo, no, che l'ETF su Ethereum lo aspettiamo in realtà da un momento all'altro. Quello su Solana ha fatto parlare di sé, perché il CBOE aveva proposto, no, questi ETF per Vanek e 20MaShare, e dovrebbe arrivare una risposta entro metà marzo del 2025. Io vi ricordo, per chi fosse arrivato all'ultimo, che per chi si fosse collegato in questo momento nel video, in qualsiasi situazione, io vi ricordo che nel 2025 è passato adesso questa proposta, nel 2025 dovrebbero aumentare addirittura il tetto del debito. Di questa cosa ne parleremo lunedì. Perché? Perché è una di quelle situazioni molto particolari, una di quelle situazioni dove, ahimè, l'economia, insomma, arrivato a un certo punto, arriverà al suo tetto massimo, scusate il gioco di parole. Per i mercati finanziari è sicuramente positivo un aspetto del, un qualcosa del genere, un evento del genere, però per l'economia rischia di essere un qualcosa di enormemente disastroso. Quindi ne parleremo poi lunedì prossimo, faremo proprio un'analisi su quello che sarà l'utilizzo del debito per la crescita dell'economia, se effettivamente funziona, se non funziona, eccetera. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se non mi seguite, cominciate a seguirmi, iscrivetevi al canale CryptoPub, eccetera, perché trovate tutto quanto lì. Quindi poi questo perché ve lo sto dicendo? Perché anche lì, no, c'è magari la possibilità, non vorrei parlare troppo, però ecco, ci potrebbe essere la possibilità che si vadano ad allineare un paio di astri anche per la prima metà del 2025. Quindi questo non possiamo fare altro che attendere ulteriori conferme di vari aspetti che devono allinearsi appunto in questa direzione. Però ecco, teniamo sempre quest'occhio un po' più di lungo periodo. Il CBOE si è espresso, no, riguardo questi prodotti sulle cripto, tra l'altro. In particolar modo, no, ha parlato, il solito Bitcoin viene paragonato come l'oro digitale, una riserva di valore, eccetera, Ethereum come una sorta di piattaforma di applicazioni decentralizzata, una vera e propria tecnologia disruptive completamente diversa rispetto a quello che conosciamo ad oggi, e Solana, grazie alla sua decentralizzazione, la velocità, l'efficienza, eccetera, potrebbe essere, secondo il CBOE, una garanzia contro manipolazioni di mercato, che sono quelle che sappiamo che la SEC ci tiene tantissimo, perché potrebbero danneggiare noi investitori, e mamma SEC è sempre lì presente. Quindi comunque il CBOE è abbastanza bullish sotto questo punto di vista. Prepariamoci, perché
questi discorsi che sono per lo più politici, ricordiamocelo, sono marketing, marchettate che vengono fatte per andare a spingere su un prodotto, sono, secondo me, saranno sempre di più l'ordine del giorno, sempre con prodotti, progetti cripto differenti. Questa è un po' la mia idea, vedremo un pochino in che modo si evolverà questa cosa. Secondo Eric Balcunas, l'approvazione di ETF su Solana dipenderà in gran parte dall'esito delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Anche qui ci andiamo a catapultare direttamente all'autunno di quest'anno, quindi, come vedete, no, queste sinergie che si uniscono, questi fattori che si uniscono e si allineano tutti nella stessa direzione in determinate finestre temporali. È chiaro che se dovesse vincere Joe Biden, diciamo, noi possiamo chiudere baracca e burattini, ce ne andiamo a casa, perché è molto probabile che nell'ETF su Solana né tutto il resto continuino nelle loro fasi di approvazione. Con una vincita, con una vittoria di Trump, questo, insomma, si riaprono un po' tutte le porte e le possibilità. Addirittura GSR Markets, questo report di ricerca uscito il 27 giugno, dice che secondo loro l'approvazione è abbastanza concreta, no? La possibilità di un'approvazione di un ETF su Solana negli Stati Uniti, e che questo potrebbe far aumentare il prezzo di Solana di un fattore 9, cioè di un 9 per, diciamo, da quelli che sono gli attuali valori. Ma chiaramente, ragazzi, questi report lasciano un po' il tempo che trovano, però ecco, è sempre interessante vedere, no, come ci si gasano, no? questa gente che si gasa, sta lì e dire: cazzo, che bello, ora facciamo partire l'ETF su Ethereum, su Solana, scoppia tutto, arriveremo a 22k per Ethereum, non so se vi ricordate questo report, arriveremo a 1000k, più di 1000k $1000 per Solana, eccetera eccetera. Chiaramente, ragazzi, lasciamo da parte queste previsioni che sono così solo per gasarsi e per gettare fomo negli occhi alle persone. Vediamo un pochino di capire, no? Rimaniamo sempre su quello che può accadere nei prossimi giorni, anche perché mi rendo conto che è molto facile cadere, no, nella tentazione di sognare un momento di mercato finalmente rialzista, esplosivo, come quello di cui si parla in questi report. Invece siamo in una fase dove dobbiamo rimanere molto molto concentrati. Nella fase attuale quella che potrebbe essere una catalyst positiva, che può cambiare un po' il sentiment attuale di mercato, è quella dell'approvazione dell'ETF su Ethereum. Nate Geraci, che è questo esperto di ETF, prevede, no, che gli ETF su Ethereum potranno essere operativi e già potrebbe arrivare la quotazione intorno al 15 luglio, quindi praticamente fra 3 giorni. Vedremo se avrà ragione, e questo, ragazzi, dobbiamo solamente attendere. Da una parte questo aspetto, diciamo, non mi dispiace, cioè il fatto che vengo un po' ritardata non mi dispiace tantissimo, perché il rischio sempre, no, che sappiamo, questo è un mondo estremamente emotivo, no, narrativo anche, quindi il timore che l'ETF su Bitcoin era molto atteso e quindi ha avuto, no, l'esplosione che conosciamo, l'interesse, gli inflow di cui parliamo di volta in volta. In una situazione di mercato del genere, dove il mercato pian piano sta operando una sorta di de-risk rispetto agli asset un po' più a limite, no? Se non nel caso delle cripto, addirittura lo superano il limite del rischio. E qual è il problema? Il problema è che si può andare a incorrere, no, in una sorta di timida accettazione, apprezzamento in fase di quotazione di questi fondi su Ethereum, e questo sappiamo benissimo, in un mercato estremamente emotivo come il nostro, in 2 secondi praticamente abbatte il sentimento di chiunque, ricominciano a spuntare i bear su Twitter, insomma viviamo tutti ancora in questa ansia perenne. Questo perché giocando per contrasto, no, con quelli che sono stati gli ETF spot su Bitcoin, quello è una concorrenza, una competizione abbastanza importante e difficile da mantenere. Consideriamo che nel 2024 sono stati lanciati oltre 300 ETF, e i più popolari in assoluto, quelli che hanno registrato i flow più positivi in assoluto, l'abbiamo anche visto qua a Lodlin, sono stati proprio quelli su Bitcoin, quindi dobbiamo cercare di mantenere questi livelli così alti. Andiamo a chiudere, no, con questi punti che pian piano vanno a delineare nella mappa delle
prossime settimane, quello che potrebbe essere il percorso del mercato, speriamo che sempre, con l'aspetto politico. Sapete che, no, sempre di più viene fuori questo versante politico nel mondo cripto, con Donald Trump che parlerà alla conferenza Bitcoin 2024 a Nashville il 25 e il 27 luglio. Alla conferenza ci saranno anche altri politici statunitensi come Kennedy Jr. e insomma altri senatori repubblicani, quindi insomma un po' più su quel partito lì. L'idea qual è? Quella di andare a sostenere i diritti degli utenti e gli utilizzatori di Bitcoin, dei miner, eccetera eccetera. Joe Biden, come al solito, sembra tutta la campagna, l'amministrazione Biden è sempre un po' più tentennante sull'aspetto tecnologico in generale, in particolar modo quello che è il settore cripto. Trump furbamente ha sfruttato questo vuoto di posizione da parte della Casa Bianca sul tema delle criptovalute, e quindi insomma si stanno muovendo in questo modo furbo, attenzione, quindi anche questo, no, sempre aspetto politico. Però è interessante come si è stato si è andato a creare questo comitato nazionale repubblicano con una parte legata appunto a quella che è il nostro settore. Il comitato, questo RNC, questo Comitato Nazionale Repubblicano, intanto si manifesta una chiara opposizione nei confronti delle CBDC e si pone in piena difesa dei miner di Bitcoin, quindi segue un po' quelle che sono state le narrative che ha portato il nostro buon Donald Trump nelle scorse settimane. Tra l'altro nominano le cripto proprio come uno dei modi in cui i repubblicani intenderanno promuovere l'innovazione dell'economia degli Stati Uniti per i prossimi anni, quindi hanno parlato anche di intelligenza artificiale, anche di altro, però le cripto sono state assolutamente incluse. Addirittura parlano di una repressione illegale da parte dei democratici nei confronti del settore cripto. Ragazzi, come al solito queste situazioni sono positive da una parte, poi dobbiamo vedere il pegno che si paga però per questa attenzione, perché quando si parla di politici, quando ci sono politici di mezzo, c'è sempre un pegno da pagare, quindi speriamo non sia altissimo. Prima di partire, no, con la parte legata ai real world asset, che lo so che siete qui per ascoltare la parte lì, vecchi speculatori, ci sono alcuni punti che dobbiamo vedere, perché nella giornata di ieri è venuta fuori questa vulnerabilità sui siti web costruiti su Squarespace. Praticamente sono state aggiunte, no, degli strumenti di phishing all'interno di varie dApp di DeFi, no, progetti DeFi, che non sono stati compromessi i progetti, quindi attenzione, cioè nel senso, non vi preoccupate, gli smart contract con cui avete interagito non sono a rischio, non dovrebbero essere a rischio i vostri fondi, a parte se, no, voi avete interagito con queste DApp, interagite con queste DApp, vi si apre magari un pop-up, dei pop-up sospetti sul vostro wallet e voi accettate e fate l'operazione. Quindi non accettate assolutamente nulla, fate come vi diceva la mamma, non accettate niente dagli estranei, non firmate nulla. Se siete un po' in ansia su queste cose vi mettono ansia, non sapete come muovere, avete paura eccetera, intanto ci sono tre modi. Il primo modo è non muoversi, e tanto insomma per 2-3 giorni che non ci si muove in DeFi non succede particolarmente nulla. Tra l'altro c'è la lista di tutti i progetti che sono stati colpiti da questo hack, no, da questa vulnerabilità, la trovate nelle fonti che trovate nella pagina Notion, è una pagina GitHub con tutti i progetti. Io come su uno screen se ne vedono alcuni, tra questi sicuramente quelli che chiamano più l'attenzione sono Hyperliquid, DYDX, Torchain, Karak, Compound Finance e Pendle, quindi attenzione, Mendy Finance, insomma veramente ce ne sono un bel po', Polymarket, ne vedo qua veramente un bel po'. Non succede nulla di particolare, semplicemente rimandate di qualche giorno la vostra interazione con questi protocolli, oppure aspettate magari su loro Twitter che diano delle notizie. Infatti già per esempio un aggiornamento è stato quello di Pendolo, che ha detto: ragazzi, non vi preoccupate, abbiamo risolto il problema con il dominio legato ad app di Pendolo, continuate a farmare come i maledetti. Comunque, a parte gli scherzi,
Una soluzione in questi casi, ragazzi, è utilizzare il Rabbi Wallet e poi Pocket Universe. Io utilizzo entrambi insieme, tanto non succede nulla. Doppio controllo e via, insomma, passa la paura. Quindi mi raccomando, sempre attenzione, perché inutile stiamo qui a parlare, speculare, comprare gemmette, farmare, eccetera, se poi ci facciamo inculare tutti i fondi, insomma, non ha senso. Andiamo in chiusura su questa prima parte con l'analisi dei Layer 2, perché ragazzi stiamo vedendo ultimamente questi Layer 2, soprattutto i Layer 2 dopo i vari ZK Sync eccetera eccetera, che stanno vivendo un periodo molto difficile. Abbiamo visto in particolar modo l'ho appena citato, no? ZK Sync, che ha praticamente più che diminuito, più che dimezzato la presenza di persone di wallet unici all'interno del proprio protocollo, all'interno del proprio ecosistema. E un altro dato che è uscito qualche giorno fa è quello dei depositanti unici nelle soluzioni Ethereum Layer 2, in particolar modo per gli optimistic rollup e quelle che sono i Layer 2 ZK, no, Zero Knowledge. Infatti abbiamo raggiunto un minimo annuale con soltanto quasi 35.000 utenti nell'ultima settimana. E questo, ragazzi, per farvi capire, no, per mettere un po' il dato, contestualizzarlo, questa è una diminuzione del 33% rispetto alla scorsa settimana, cioè alla settimana precedente, no? Quindi capiamo, insomma, che è veramente, no, è drammatica la discesa di depositanti unici in questi layer 2. E addirittura per completare questo quadretto, che insomma non è proprio il massimo, a metà aprile si registrano addirittura 200, più di 200 150.000 depositanti unici in una singola settimana. Quindi siamo al minimo di quasi 2 anni e non è un aspetto estremamente positivo. Da che cosa può essere dato? Vari fattori, no? Cambiamenti delle preferenze dei vari utenti, magari ci si muove più su altre soluzioni, ci sono effettivamente anche altri layer 1 che sono più interessanti, se non mi viene subito in mente Solana, no? Dove ti puoi mettere lì a fare il degen con le tue meme coin, tranquillo, senza grossi problemi, spese e rotture di scatole e varie, ma anche una crescita stagnante dell'ecosistema no, nelle dApp che ci sono in questi vari layer 2. Se insomma se le utilizzate, sapete, no, sono sempre più o meno le stesse cose, quindi c'è veramente pochissima roba nuova interessante. E poi in generale, ragazzi, questo ahimè fa parte del gioco, no? La mancanza di incentivi per continuare a utilizzare questi rollup dopo i vari airdrop che sono arrivati nelle scorse settimane e in generale negli scorsi mesi. Quindi molte delle persone che erano arrivate appunto in questi anni erano arrivate sostanzialmente, no, per speculare, maledetti farmatori che non siamo altro. È chiaro che non essendoci grosse dApp, cioè dApp particolarmente interessanti da utilizzare, non essendoci in fin dei conti grossa ragione di mantenere i propri fondi lì per speculare un airdrop eccetera, in tanti hanno preso e se ne sono andati, hanno detto arrivederci e grazie. Insomma, qua ci sono tutta una serie di vari dati anche combinati, no, con il TVL, sono tutti quanti in discesa. Comunque, questo per concludere questa prima parte, nonostante insomma, questa fase di declino, i Layer 2 hanno visto un aumento del TVL nel 2024. Infatti, siamo passati da 22,6 miliardi di dollari a quasi 40 miliardi di dollari, quindi è aumentato del 74, quasi 75% quest'anno. Quindi, comunque, nonostante le varie fluttuazioni, declini, eccetera, comunque insomma, non è un anno orribile come potrebbe sembrare da questi dati. Questo è sempre importante, ragazzi, da dire, perché ok, il dato momentaneo, no, la fase attuale, andare a vedere quelle che è tutta l'attualità, però noi dobbiamo sempre fare questo lavoro, no? Quando andiamo ad analizzare un trend, un qualcosa, dobbiamo fare sempre questo doppio lavoro di capire attualmente cosa sta accadendo e poi guardare un po' il quadro macro e poi ritornare. No, fare sempre questo movimento dal micro al macro. Questo, è un po' complicato. La maggior parte delle persone non lo fa e quindi lì abbiamo un vantaggio, secondo me, competitivo al 100%. Quindi fate un po' voi. Poi, secondo me, questo è un ottimo modo per capire sempre e porre sempre in contesto le cose. Quindi, i layer 2 non sono morti, stanno vivendo però un momento di estrema difficoltà. Questo che cosa mi riporta? Mi porta.
velocissima riflessione personale, cosa succede? Quando in un mercato, per esempio, c'è un asset che non si caga più nessuno, ma i fondamentali sono sempre gli stessi e soprattutto sono super forti, sono veramente estremamente forti, cosa succede? C'è una simmetria e noi, se siamo furbi, quella simmetria la sfruttiamo. Come possiamo sfruttare questa situazione a nostro favore? Io personalmente mi sto muovendo, ho aumentato un po' di più, no, la forza su determinati protocolli layer 2, quindi sto farmando sostanzialmente per le varie season 2 eccetera dei vari protocolli layer 2, proprio per questo motivo, no, perché c'è sempre meno gente. Vi faccio un esempio, no, lo sapete questo, faccio questo esempio perché sapete, avete seguito un po' la mia storia con Mod è uscito a maggio, tra l'altro non parliamo neanche del prezzo perché è veramente imbarazzante quello che è successo al prezzo di Mod, però nonostante questo è rimasto, secondo me, una soluzione layer 2 abbastanza interessante, e attualmente la season 2 di Mod la stanno farmando 13.000 wallet, cioè io mamma e tu praticamente, quindi ecco, quello è uno dei quei casi in cui, no, c'è questa simmetria, potrebbe essere Mod, ma come ZK Sync eccetera, quindi queste sono sempre, no, finestre di possibilità che ci si aprono davanti a noi, poi possiamo scegliere o meno di abbracciarle oppure passare oltre. Però questo giusto per farvi capire il modo in cui ragiono personalmente io. Andiamo avanti, andiamo a vedere un pochino, no, questi real world asset. Io so che siete qua per i real world asset, e partiamo, non possiamo non partire, ecco, da Beagle, no, questo fondo di BlackRock che proprio qualche giorno fa ha superato i 500 milioni di dollari in valore di mercato. Quindi questo cosa significa? Significa che questo fondo è messo in collaborazione con Securitize, tra l'altro molto interessante Securitize, ne abbiamo parlato tante volte, che si qua hanno raccolto una caterva di soldi, cioè proprio, non è una quantità così standard, è proprio una caterva di soldi. Scusate, credo di stare morendo. Benissimo. Okay, spero almeno di poter finire la puntata di oggi, no, a parte gli scherzi, un goccetto d'acqua e si riparte. Allora, dicevo, di che cosa si tratta questo Beagle di BlackRock? Si tratta sostanzialmente del primo prodotto di Treasury tokenizzate, e tra l'altro il primo per grandezza in questo caso, ma chiaramente ragazzi c'è dietro BlackRock, c'è dietro una quantità di soldi immensa, come dicevo prima, no, con Securitize, ed è il primo prodotto di Treasury tokenizzata a raggiungere il traguardo dei 500 milioni di valore di mercato. Questo in soltanto 4 mesi, quindi ci mostra l'enorme interesse che c'è dietro, ma anche dall'altra parte mi sento di dire, no, quanto è piccolo in realtà questo mercato, il mercato del real world asset, e quindi c'è anche qui, no, un'occasione, una simmetria, cioè da una parte si costruisce, c'è una crescita, tra l'altro neanche una crescita immensa, no, cioè prendiamo qualsiasi cazzo di meme come pump.fun, cioè no, pump.fun è una roba esponenziale rispetto a quello che possono essere questa tipologia di protocolli. L'aspetto interessante qual è? Che intanto c'è, cioè, BlackRock dietro che si mette lì e mette tutto il suo know-how e insomma ci dà dentro su questo aspetto. Dall'altra parte c'è una capitalizzazione di mercato in generale, no, del mercato dei real world asset, della tokenizzazione degli asset reali nel settore cripto, che è imbarazzantemente piccolo, cioè proprio è minuscolo, invisibile rispetto a tutto il resto, e questo, anche questo, no, crea quella simmetria che a noi piacciono veramente tantissimo. Allora, da che cosa è dovuta questa crescita di questo prodotto, del suo fondo di BlackRock? È dovuta a altri protocolli DeFi, come conosciamo benissimo Ondo Finance, Mountain Protocol eccetera, che utilizzano Beagle come asset di supporto per i loro prodotti di rendimento. Abbiamo parlato tante volte di questi legami, no, che ci sono tra Ondo e Beagle soprattutto, e quindi
Ragazzi, comincia ad essere un nome anche abbastanza importante. Carlos Domingo, con questo nome così molto esotico, molto estivo, che è il CEO, un altro non è che il CEO di Securitize, ha dichiarato, no, secondo lui, Bitle continua e comincia a diventare concretamente sempre di più il supporto base per tanti prodotti innovativi nell'ambito del real world asset, no, una sorta di base, secondo lui, per tutta questa costruzione di vari prodotti. Tra l'altro, ora, proprio oggi io sto morendo, ragazzi, mi ha ucciso proprio poco fa sto colpo di tosse. Comunque, a parte gli scherzi, vedremo tra pochissimo, per esempio, un progetto che si sta costruendo proprio grazie a Bitly. Quindi ora vediamo un pochino anche nella pratica, no, a che serve sto benedetto Bitly. Un ulteriore aspetto interessante è che ci sono sempre più colossi finanziari globali, cioè stiamo parlando dello zio Carletto con i suoi amici consulenti finanziari, ma stiamo parlando di gente come BlackRock, che hanno interesse a inserire strumenti tradizionali su blockchain, no? A utilizzare la tecnologia blockchain per andare a costruire dei prodotti e in generale proprio delle vere e proprie infrastrutture, un po' come è stato costruito Bitle. Il mercato complessivo dei titoli del tesoro tokenizzati, quindi incluso anche Bitle, è più che raddoppiato quest'anno ed è cresciuto da il 780 milioni di gennaio a 1,8 miliardi di dollari al 7 giugno. In realtà questo è un indicatore, diciamo, un dato un po' più in ritardo rispetto a quando è uscito, però ecco, stiamo parlando di meno di 2 miliardi di dollari. Questo quando vi dicevo prima, no, stiamo parlando di un settore estremamente piccolo, settore che ha attirato, oltre che BlackRock, no, con questo suo Bidle, anche Franklin Templeton, ne abbiamo parlato tante volte, che nel frattempo, no, col suo prodotto è cresciuto del 16% a 400 milioni di dollari. Altri prodotti un po' più piccoli, come quello di Ashnot e Open Eden, con quello di Ashnot ci arriveremo sempre tra pochissimo, che sono cresciuti rispettivamente del 40% e dell'89%. Quindi questi sono i primi prodotti sponsorizzati, tra virgolette, dai colossi finanziari. E adesso chi sta arrivando è il buon Goldman Sachs, che si prepara a lanciare tre progetti di tokenizzazione entro la fine del 2024. Se già vi state sbottonando in piena euforia da FOMO, da bull market, fermatevi un secondo. Perché? Perché proprio su Goldman Sachs, ne abbiamo parlato diverse volte, avevo fatto, tra l'altro trovate l'approfondimento sui real world asset proprio nella pagina Notion, che avevo fatto in realtà diverse settimane fa, diversi mesi fa potrei dire, e parlavamo proprio di Goldman Sachs. Perché? Perché è un caso di studio particolare, no, di tokenizzazione di asset reali che però non utilizza la blockchain pubblica. Quindi è interessante, diciamo, da una parte perché sfrutta, no, quelle che sono i ledger distribuiti, però dall'altra parte non utilizza in realtà la tokenizzazione su blockchain private, e quindi tutto questo cambia un po' rispetto a quelle che sono le blockchain pubbliche utilizzate, no, Ethereum, può essere Ethereum, Avalanche, Solana, qualsiasi cosa, utilizzate invece da altri colossi. Quindi cosa sta succedendo? Per quale motivo Goldman Sachs si muove su blockchain private? E poi cerchiamo anche di capire, no, quali sono questi fondi, anche perché questi progetti di tokenizzazione. Intanto si è espresso questo Global Chief per i Digital Asset di Goldman Sachs, che è Matthew McDermott, che in realtà è l'unico, secondo me, bullish sui Digital Asset in generale, sulla tecnologia blockchain, anche sulle cripto all'interno del reparto di Goldman Sachs. Secondo me si picchia ogni giorno, perché è, diciamo, quello che ha spinto tantissimo per questi progetti di tokenizzazione. Addirittura hanno portato avanti, no, questo. Ultimamente la banca ha organizzato un summit sui digital asset a Londra, ha attirato più di 500 clienti. Attenzione, perché i clienti di Goldman Sachs sono istituzionali, cioè gente con soldi abbastanza importanti, e a volte anche sono enti governativi, quindi insomma, cioè, non sono proprio robette così dal nulla. Quindi 500 clienti loro ne valgono milioni e milioni di qualsiasi altro prodotto che si rivolge ai
retail, quindi questo giusto per porre in contesto anche questo dato. E lui, McDermott, ha sottolineato ulteriormente che i feedback che hanno ricevuto in occasione di questo summit confermano l'interesse degli investitori in prodotti che possono rivoluzionare il modo di investire e che possono utilizzare la tokenizzazione degli asset reali proprio in questa direzione. Perché sto povero McDermott è lasciato da solo lì a Goldman Sachs? Perché in realtà all'interno della banca ci sono diverse visioni, sono quasi tutte contrastanti nei confronti di quello che è il settore cripto in generale. Per esempio il Sarmin Mossavar Rahmani, non so se l'ho letto bene, sicuramente non l'avrò letto bene, che è CEO del reparto Wealth Management, non considera le cripto un asset class di investimento, cioè proprio direttamente, addirittura dice: ragazzi, ma che stiamo qua a perdere tempo con le cripto, che non c'è neanche interesse da parte dei clienti. In realtà poi sappiamo che Goldman Sachs anche lì è stato di supporto per quelle che sono state le quotazioni e la creazione sostanzialmente di quella che l'infrastruttura di ETF spot su Bitcoin, però nonostante questo dicono loro, noi non interessa. Quindi il povero McDermott è lì che urla e dice: ragazzi, non perdiamo tempo, perché questo è un trend che dobbiamo seguire insieme a tanti altri e dobbiamo cercare di imporci all'interno di questo trend. Quindi si stanno muovendo, ha trovato, ahimè per lui, una soluzione di ripiego, che è stata per l'appunto quella di utilizzare delle reti permissioned e cercare un po' di placare quello che erano soprattutto le preoccupazioni normative dei clienti istituzionali dietro Goldman Sachs. Allora, per quanto riguarda invece i dettagli sui vari fondi, ancora sono un po' scarsetti, in realtà non si trova tantissimo. Sappiamo soltanto che uno di questi progetti sarà destinato al settore dei fondi statunitensi, un altro ai mercati del debito europeo, il terzo non si sa benissimo di che cosa si tratterà. E quindi, ragazzi, sappiamo soltanto questo: non utilizzeranno, continueranno a utilizzare delle chain permissioned, quindi non utilizzeranno la blockchain pubblica come è stato fatto sempre fino ad oggi. Si muoveranno su questi prodotti, che sono prodotti di investimento che interessano più di che altro a investitori istituzionali, a grossissime entità. Giusto per farvi un esempio, uno degli ultimi dei recenti clienti di Goldman Sachs c'è stata per esempio la Banca Centrale Europea e l'autorità monetaria di Hong Kong, quindi insomma non certo il tizio, lo zio Pippo di turno. E quindi, ragazzi, questa è una situazione che comunque mostra un grande interesse nei confronti dell'organizzazione. Attenzione, perché non c'è una completa chiusura, è un po' come una sorta di il piede nella porta che pian piano porta Goldman Sachs all'interno di questo settore, perché è chiaro che la tokenizzazione su blockchain è privata e quindi sostanzialmente creata dalla stessa azienda, dalla stessa Goldman Sachs, non hanno le stesse capacità, la stessa duttilità che possono avere infrastrutture pubbliche, infrastrutture open source e aperte sostanzialmente a tutto quanto il settore. È chiaro anche dall'altra parte che il mercato retail è completamente fuori da queste soluzioni pensate da Goldman Sachs, quindi bisogna vedere un pochino come si svilupperà. Però a me piace vedere anche questa diversificazione, perché significa che sostanzialmente quando pensiamo all'utilizzazione di asset reali come una soluzione effettivamente interessante per quello che può essere lo sviluppo della finanza attuale per come la conosciamo, ecco, la diversificazione in questi modelli che possono essere utilizzando blockchain pubblico, blockchain privata, secondo me comunque un interesse è una vera e propria possibilità di creare un sistema dietro questa cosa. Quindi per me è estremamente bullish questo aspetto qui. Rimanendo sempre sui real world asset, proprio nella giornata di mercoledì è partito questo farming selvaggio dietro questo progetto. Ora parliamone un pochino meglio, perché qua dobbiamo riprendere la delicatezza che abbiamo utilizzato quando abbiamo parlato di Etena, perché è un progetto che si muove lì, si prende un po' a testate con il buon Etena pensato da Arthur Hayes.
Stiamo parlando di Usual Money, ne avevo scritto ieri no, una guida per farmarlo su il gruppo il Crypto Club, dove parliamo molto spesso, approfondiamo diversa alfa nel mondo degli airdrop e in generale no, nel mondo cripto. Mi sono permesso di scriverlo lì prima ancora di parlarne, ovviamente con un piccolo cappello introduttivo riguardo al progetto. Perché? Perché comunque c'è gente che è molto sono veramente persone molto skillate, preparate, che vanno a fare no, la loro due diligence, eccetera. Ad oggi cerchiamo no, di vedere prima di che cosa si tratta per bene, cerchiamo di capire che cosa vogliono fare questi signori. Signori che, tra l'altro, ecco qua, io ho preso questo tweet, hanno raggiunto un TVL non da poco. Stiamo parlando di un TVL che... Ok, questo è un dato di ieri, però ad oggi vi posso dire che siamo oltre i 90 milioni di dollari in due giorni, quindi così, insomma, adesso per farvi capire che l'interesse cioè, è abbastanza grande nei confronti di questo tipo di progetti. Cosa vuol fare Usual Money? Allora, sostanzialmente no, vuole andare a creare un'infrastruttura e si vuole proporre di trasformare gli asset del mondo reale, no, gli RWA, utilizzare in questo caso le T-bills americane, ma insomma tutta una serie di asset che ora vedremo un pochino meglio, per andare a costruire una stablecoin composabile e verificabile. Cosa significa una stablecoin con queste qualità? Significa che insomma, permette a diversi protocolli di interagire tra di loro in modo modulare, sinergico, quindi sostanzialmente vanno a essere utilizzate come componenti interoperabili in più applicazioni e smart contract. Questo è proprio il bello di cui vi parlavo prima, no? Quello che si può fare su una blockchain pubblica, no? Questa duttilità, questa capacità di muoversi in sinergia in diversi, no? In diversi ambienti con diverse applicazioni. Questa stablecoin di Usual è chiamata USD Zero, è garantita da titoli del tesoro di Stato statunitensi e offre una soluzione sicura e permissionless che non è collegata ai depositi bancari tradizionali. Infatti gli stronzetti parlano di untether crypto, no? Andare a fare andare un po' a cancellare quello che è stato Tether fino ad oggi, che sappiamo essere un po' quando Caspa si mette lì e dice io voglio uccidere Bitcoin, no? Il Bitcoin killer della situazione, ok, qua cioè il Tether killer della situazione. Non possiamo sapere ovviamente se riuscirà nel suo intento, però l'idea di base è secondo me interessante, perché vogliono andare a fornire questa stablecoin che è un po' più attraente a livello economico rispetto alle attuali stablecoin centralizzate come USDT e USDC. Per quale motivo? Intanto perché, come abbiamo visto, ahimè, USDC ha avuto diversi problemi, no? Con i vari crolli delle banche, insomma, inutile ci ritorniamo come al solito. USDT problemi non ne ha avuti, ma sostanzialmente perché non se ne parla, cioè quando uno chiede un minimo di informazioni, io l'altra volta l'ho chiesto se c'erano notizie sulle informazioni che dovevano arrivare nel 2024, no? Sulle riserve di Tether, c'è stato un silenzio imbarazzante. Se fossimo stati dal vivo mi sarebbe arrivata pure una ciabatta in testa, credo. Quindi ecco, c'è sempre no, quest'area che, di maretta che tira quando parliamo di queste stablecoin centralizzate. Tra l'altro Circle l'abbiamo visto l'altro giorno, no, con il Mica, i Money Token e tutte queste cagate qua, che ahimè vanno a creare sempre, possono sempre rischiare di creare dei problemi. Il discorso qual è? Se notate no, c'è questa variazione, ci si muove sempre di più in questa direzione, anche Tena si sta muovendo in questa direzione, che è quella di ridistribuire un po' degli utili agli utenti, agli utilizzatori delle stablecoin. Ragazzi, cazzo, pensiamoci, cioè Tether è un modello di business straordinariamente semplice e funzionale, tra l'altro, che ha creato quella che oggi conosciamo essere come Tether, che è un gigante, un colosso. Tra l'altro con molta furbizia si stanno anche ramificando e spostando su tanti settori. Perché? Perché effettivamente queste soluzioni, ce ne sarà una che poi a un certo punto si riuscirà ad affermare. Faccio un altro esempio, quello di USDY su Ondo, no? Questa stablecoin che tu mantenendola vai comunque a catturare quello che è l'interesse pagato
dalle treasury americane che stanno come sottostante. Idem vale un po' per questo USD Zero, per il usual, mi ricordo qua, per usual, ora il protocollo usual, Etena funziona in maniera un po' diversa perché lì è proprio un vero e proprio prodotto strutturato, però l'idea di base, ragazzi, è questa, no? Cioè, l'idea di base è, ok, abbiamo finalmente gli strumenti, no? La DeFi ha fatto quel passetto in più dove insomma di base funziona tutto. Ora chiaramente questo è un eufemismo più grande del mese di luglio, però di base funzionerebbe tutto. Possiamo cercare di andare a costruire dei prodotti un po' più strutturati, un po' più graziosi, per restituire qualcosa all'utente, all'utilizzatore finale. Quindi che cazzo ce ne facciamo di una stablecoin che la deteniamo, e in più possiamo anche rischiare di avere dei problemi, no, legati alla loro centralizzazione. Andiamo ad offrire un prodotto che invece ridistribuisce questi utili. Quindi un'idea semplice ma potente: i profitti generati dagli asset reali sottostanti la stablecoin vengono ridistribuiti alla comunità. Quindi questo ribalta un po' il modello tradizionale della finanza, che privatizza i profitti e socializza le perdite. Questo, ahimè, è una lezione che abbiamo imparato tutti quanti noi a nostre spese, perché non abbiamo potuto fare altrimenti. Invece in questo caso USD Zero si propone, la vision è quella di andare a premiare i suoi detentori con rendimenti generati, no, dagli asset sottostanti. Pierre Person, che è il CEO di Usual ed ex politico francese tra l'altro, ha sottolineato, dice, la nostra visione è ricostruire Tether on chain. Quindi vedete, i furbetti sono sempre su Tether, che giustamente devono avere, no, questa narrativa forte. Però è interessante, abbastanza interessante. Chiaramente in questa fase qui cosa è importante per loro è quella di andare a costruire una base importante di liquidità dietro questa stablecoin. Quindi sostanzialmente, no, andando un pochino avanti, tra l'altro c'ho questa piccola curiosità che è carina, no, questo USD Zero, perché si chiama USD Zero? Perché andrà a zero? Speriamo di no, ma in realtà è denominato così perché equivarrebbe al denaro della banca centrale, che sarebbe l'M0. Noi spesso guardiamo l'M2, ecco, l'M0 è quello che è il denaro della banca centrale e che è un po' la base, no, del tutto il protocollo di Usual. L'idea qual è? Questo Usual Labs ritiene che sostanzialmente, no, questo ritorno possa arrivare in qualche modo anche tramite questo token Usual, che è quello dell'airdrop famoso di cui parlavamo prima. Se vi chiedete chi c'è dietro, no, questa, perché giustamente questi qua devono comprarli, questi T-bills, dove le comprano? Dove le mettono? Cioè, ci sarà sempre, ahimè, una possibilità di centralizzazione, o hanno risolto questo problema? Quindi prima di andare a vedere un po' come sarà composto tutta l'ecosistema di Usual, cerchiamo di capire, no, dove vanno a mettere questi asset sottostanti, e andando a vedere un po' nella documentazione vediamo ci sono delle risposte. Infatti il primo partner per il collaterale iniziale di Usual sarà Ashnot, non so se vi ricordate, no? Ne parlavamo proprio prima quando vedevamo quelli che erano i vari prodotti che erano cresciuti di più negli ultimi mesi, con Franklin Templeton, Ashnot, quello di BlackRock. Quindi l'idea qual è? Intanto è quella di diversificare il più possibile. Quindi questo collaterale deve essere diversificato il più possibile, in modo da minimizzare il più possibile anche i rischi. Tra l'altro si sceglieranno i vari, no? Si sceglieranno tramite la DAO dove andare a depositare questo collaterale, dove mantenere questo collaterale. Quindi c'è questa sorta di idea democratica dietro l'utilizzo di USD Zero. Questo ovviamente, ragazzi, lascia sempre un po' il tempo di trovare, nel senso che dovremmo vedere se effettivamente sarà in questo modo qua. Cosa fa Ashnot? Sostanzialmente lavora con USYC, che è la rappresentazione on-chain dell'Ashnot International Short Duration Yield Fund LTD Limited. No, quindi sostanzialmente cosa fa? Investe principalmente in reverse repo e titoli garantiti dal governo USA. Ecco, questo proprio in soldoni, per capire un pochino meglio di che cosa stiamo parlando. Se volete qualche approfondimento in più sull'aspetto di liquidità, quindi il tempo di mint e redeem con queste
con questo utilizzando Ashnot, tutti gli aspetti legati alla sicurezza, quindi l'intermediario di credito, prestito a terzo, eccetera, eccetera, che in realtà non ci sarebbero. Capire tutto quello che è legato, no, all'aspetto di custodia, trasparenza, l'indirizzo del token, quindi vedere un po' tutto, il provider, la custodia, chi lo mantiene, eccetera. Vi ho messo tutto quanto qua nella pagina Notion. Secondo me, insomma, già se vediamo come custodia del provider è BNI e Mellon, quindi comunque una banca abbastanza importante, anche lì c'è una certa diversificazione. Quindi che cosa si fa? Si lavora su due fronti: uno, quello di mantenere trasparenza, sicurezza, e l'altro cercare di mantenere il tutto più decentralizzato possibile. È chiaro che ci sarà sempre un minimo di centralizzazione, ragazzi, è inutile che poi c'è quello che lo sveglia la cucciolata che scrive ma non è decentralizzato, e l'ho capito, ma cioè è difficile, no, che ci sia un qualcosa con sottostante un collaterale che è completamente decentralizzato. In quel caso lì, allora forse Etena è un prodotto effettivamente che potrebbe, se implementato in un modo diverso o altro, però di base l'idea è quella di poter creare anche effettivamente un prodotto decentralizzato, no? Cioè tu crei un prodotto strutturato, quel prodotto strutturato poi la parità vale zero, comunque quella percentuale di yield che paga Etena, perfetto, abbiamo decentralizzato il più possibile. Magari non si chiamerà Etena, che dietro c'ha tutto il mare magnum del mondo cripto, però ecco, l'idea di base potrebbe andare in una direzione di decentralizzazione. Tutto il resto, ahimè, rischia sempre di tornare, no, su un qualcosa di centralizzato. Quindi qual è la loro soluzione, andando un po' in soldoni? È quella di diversificare il più possibile, quindi è impossibile decentralizzare del tutto. Quello che facciamo è centralizzare però poco a poco da una parte all'altra, e quindi in questo modo diversificare il più possibile, quindi auspicabilmente, no, anche a dare maggiore sicurezza ai vari utenti di Usual. Allora, tutto il funzionamento della liquidità, no? Si utilizza il flusso da Liquid Deposit Token a Liquid Bond Token, e questo porta a uno yield che viene pagato nel token Usual. Questo token Usual sostanzialmente verrà distribuito al 90% per l'utilizzo di governance per gli utenti, serve a un cazzo, cioè parliamoci chiaramente, no? La governance, se non serve la governance di per sé, ecco, può servire per decidere, no, i vari custodi, eccetera, poi insomma servirà molto. C'è questo concetto di Alpha Yield, che è sostanzialmente, no, i detentori di LBT, quindi Liquid Bond Tokens, guadagnano token Usual giornalmente, ed è un rendimento minimo garantito che è pari al rendimento senza rischio dell'asset sottostante, che sono le varie T-bills di cui parlavamo prima. Quindi ragazzi, di per sé può essere un progetto mediamente interessante. L'aspetto interessante per me, farmatore, ma che comunque su queste cose, ragazzi, cioè mi sono messo lì, ci si documenta, si accetta comunque il rischio, perché c'è sempre un suo rischio. Ci deve essere anche sempre una certa strategia, un po' come ho fatto per Etena, no? Per Etena mi interessava entrare in Etena, perché sono entrato abbastanza presto, e ne ho parlato anche qua all'Odin Café, potete trovare la puntata proprio su Notion o su Spotify, e sono entrato nel praticamente appena uscito Etena, ho partecipato alla stagione 1 accettando tutti quelli che potevano essere i rischi eventuali che ci potevano essere in generale, no, su questo sul protocollo. Mi ero posto comunque di fare soltanto la season 1, nonostante mi avessero magari, mi potevano pure offrire la madre di cioè proprio il conto in banca di cosa si chiama quello di, non mi viene più, di Arthur Hayes, però io la seconda stagione non l'avrei fatta per una questione di mantenimento del rischio, per cercare di evitare di sovraespormi su Etena, e così è stato. Quindi anche lì avere un minimo di strategia, di avere un'idea dietro a come ci si muove in queste fasi qua. Perché vi dico tutto questo? Perché c'è anche qui un suo programmino appunti, non poteva non fartelo Usual, il suo programmino appunti per il potenziale airdrop, e quindi hanno messo su tutta sta baracca. Tra l'altro dietro questo Usual ci sono investitori di un certo rilievo: USG Ventures, Mantle e Kraken Venture, quindi comunque insomma non sicuramente gli ultimi scappati di casa. L'investimento totale è di 7 milioni e il TVL
è lievitato, no, fino a più di 90 milioni, proprio come vi dicevo, 90 milioni di dollari, proprio come vi dicevo prima. Quindi come si partecipa sostanzialmente a questa campagna PIMS? Allora, anzitutto c'è un programma di referral, se volete utilizzare il mio referral l'ho utilizzato, altrimenti andate a cercare, però sempre occhio ragazzi, perché poi magari uno su Twitter referral, questo è il link per il mio referral, aprite il link, aprite il sito, è un sito malevolo e vi inculano, quindi io diciamo che su questo sono sempre molto attento, a questo punto molto meglio partire, no? Senza, credo che ci sia bisogno di un codice d'invito, comunque cercatemene uno se non volete usare il mio, altrimenti il mio lo trovate qui. A parte questo, a parte la campagna di referral, c'è anche una campagna di TVL, perché è chiaro, no, che mettendo in piedi una stablecoin è molto importante avere liquidità dietro questa stablecoin. Quindi cosa si fa? Quello che dobbiamo andare a fare è arrivare con i nostri USDC su rete Ethereum in mainnet. Già so che a molti poi è venuto l'ansietta, l'infartino, quella sensazione di infarto mista a ictus, però vi posso dire che i guai non sono completamente alti. Cioè io stamattina devo fare un po' di operazioni, c'erano i guai a 3, ieri sera erano a 7, insomma diciamo che in pieno pomeriggio erano a 7, quindi ci si può muovere senza spendere un rene. Quindi vi dicevo, USDC mainnet su Ethereum, vi andate a collegare sulla pagina di questa campagna di PILS, inserite il codice di invito, se volete inserite il mio, se no utilizzate quello che volete, andate a mintare i USD 0. Questi USD 0 sostanzialmente, no, vanno a fare guadagnare un certo numero di PILS al giorno, ve l'ho scritto tutti quanti qua, e potete holdarli, quindi holdarli vi fa guadagnare 3 pils per ogni USD 0 che possedete. Poi potete andare a fare, in realtà qua ho sbagliato perché ma cazzo è finito qua. Ok, dicevo, ci sono questi USD 0 e USD 0 plus plus, un bordello, perché come al solito o fanno le cose complicate oppure non le fanno direttamente, quindi si mettono tutti questi 1000 nomi che uno impazzisce. Comunque sostanzialmente ragazzi, quello che ho fatto io, prendete 1000 dollari, prendete mai 1000 dollari, prendete 10 dollari, facciamo così, prendete 10 dollari, 5 dollari li mettete in USD 0 se volete partecipare alla campagna PILS, mi fate fare 1000 disclaimer che mi perdo, quindi al solito attenzione, non rompete i coglioni, USD 0 li mintate, vi prendete poi la metà, quindi mintate 10, 5 li mettete in USD++ e create una LP. Chiaramente se non sapete fare nulla di tutto questo, che cazzo faccio? Io non lo so, non andate avanti, tappate i cricetini e andate avanti con i criceti, io non posso stare lì, giusto? State attenti per l'amor del cielo. Poi ci sono le campagne Galaxy, queste sì le potete fare, ecco, c'è il capitolo 1, 2 e 3, ve li potete fare velocissimamente. Ok, questo è il modo in cui ad oggi si può andare a partecipare a questa campagna. L'idea qual è? L'idea, non c'è nessuna idea, non c'è un cazzo da fare, però è interessante perché intanto sti qua hanno messo il simulatore, cioè questa sezione drugstore molto carina, no, all'interno dell'app, dove possiamo stimare i potenziali premi, quindi direttamente già ad oggi possiamo sapere alla fine della campagna, che finirà fra 4 mesi, quindi considerate iniziato il 10 luglio, finirà fra 4 mesi, io non so fare i conti, quindi ve li fate voi, comunque immagino sia a novembre del 2024, e quindi potete sapere a novembre del 2024 quanto saranno i vostri premi. Bellissimo, cioè non ve lo fa nessuno oggi così, questi cazzo di punti praticamente non si sa mai quanto si arriva, quanto saranno diluiti eccetera. In questa situazione qua non sappiamo quanto saranno diluiti questi punti, però possiamo avere più o meno un'idea di quanti ne riceveremo a novembre. L'airdrop arriverà con il 7,5% della fornitura di usual, e vedremo un pochino, no, di che cosa si tratterà. Perché sono entrato fin da subito? Perché lo trovo, non lo trovo una cosa che cambierà il mondo, potrebbe essere interessante di base. Attenzione, non penso che finito il farming utilizzerò USD 0 come stablecoin, ahimè. Per le stablecoin rimane sempre molto importante l'aspetto della liquidità, quindi è fondamentale per me questo aspetto qui, però a livello speculativo potrebbe essere, per me, per la mia strategia, non mi fate fare i 1000 disclaimer, potrebbe essere interessante. Perché c'è questo moltiplicatore che va aumentando di settimana in settimana con il tempo, e i primi che entrano saranno quelli che avranno questo moltiplicatore a 10 per, più di 10 per, al quarto mese, quindi
più tardi si entra, più sarà questo moltiplicatore, meno crescerà questo moltiplicatore alla fine del quarto mese. Spero di aver spiegato tutto quanto bene, spero di non essere messo in queste cose. Comunque, l'aspetto secondo me che è da valutare è un po' quello che si costruirà su questo USD Zero. Un esempio che mi viene in mente è quello di USD Y per Ondo qua e là. Se voi vedete, se seguite Ondo per esempio nei vari social, vedete una cosa pazzesca, no? Ogni 2x3 spunta Ondo che sta facendo, collaborando con Tizio, con Caio Semplone, cioè veramente con chiunque Ondo prende e collabora, apre una collaborazione. Quindi se ci si va a costruire tutto un ambiente, no? Un ecosistema così ampio come è quello di altri progetti, potrebbe essere già un pelo più interessante. Però vi dico la verità, nel mio caso personale, USDY l'ho utilizzato, USDY nella stablecoin di Ondo, l'ho utilizzata, però è sempre un casino, cioè nel senso che tu ti puoi muovere in 2-3 DEX per poi andare a fare gli scambi e tutto il resto, ed è scomodo, cioè parliamoci chiaramente, è abbastanza scomodo, quindi c'è bisogno che ci sia una più ampia adozione di questi strumenti per renderli effettivamente efficienti. Detto questo, se volete speculare e se volete seguire tutta questa cosa, al solito molta attenzione. Io vi consiglio di andare a dare un'occhiata ai vari documenti, perché oggi abbiamo fatto, non so, una panoramica sul progetto. In realtà, più andiamo in profondità, è molto più complesso di quello che vi ho raccontato io oggi. Quindi dai documenti si evince tutta questa parte della complessità, si riesce a capire tutti questi no, tutti i vari aspetti che no, per questo di tempistica non potevamo affrontare oggi. Quindi andate a prendere là, mi raccomando, facciamo i bravi ragazzi, non mi fate venire l'ansia a luglio qua, che io sono già accaldato in questo maledetto friggitrice d'aria che è diventata la Sicilia, e non fate venire l'ansia, mi vengono le palpitazioni. Quindi fate attenzione e muovetevi sempre con estrema attenzione. Andiamo alla finanza tradizionale, perché oggi è il giorno, il grande giorno, anzi in realtà ieri è stato il grande giorno, dove è uscito questo CPI interessante, CPI che ci lascia un po' così, no? Cioè da una parte ottimo, bellissimo, dall'altra c'è qualcosina che non torna, ora ci andiamo, ora ci andiamo piano piano, ragazzi, un po' di pazienza, tanto mi sono accaldato, bevo un po' d'acqua, sono mi disidrato, io non so se, vedo c'è un bel po' di gente, mi fa piacere ragazzi, se non avete fatto ancora like e retweet, il tempo che io bevo l'acqua credo che sia il tempo proprio, cioè l'Università del Michigan che ve lo sottoscrive, è il tempo in cui si riesce a fare like e retweet, quindi fatemi bere, mettete un like, un commento se siete su YouTube quando mi ascoltate dopo, quindi mi raccomando, un secondo. Mi ha dato la vita quest'acqua, perfetto. Allora, cosa succede? Perché negli ultimi giorni, no, anche lì, qualche cosa delle dichiarazioni, quel detto non detto di Jay Powell che diventa sempre più misterioso, no? Cioè io ho una passione per Jerome Powell probabilmente, però quell'uomo lì, no, mi diventa sempre più misterioso, dice ma non dice, non fa capire ma non dice mai chiaramente. Da buon tombeur de femme, come sembrerebbe essere. Allora, cosa succede? Allora, noi vediamo l'inflazione da una parte che mostra dei primi segnali di raffreddamento, effettivamente anche interessanti. Attenzione, il CPI, lo scorso CPI era al 3,3%, cioè quello di ieri è spuntato al 3%, quindi c'è stata effettivamente un miglioramento rispetto a quello che è stato il precedente dato. Il core CPI, anche questo, è diminuito tantissimo, no? Cioè è diminuito un bel po', dallo 0,2% allo 0,1%. Diciamo, ma 10 punti base cosa sono? Ragazzi, 10 punti base lasciate fare, che comunque già è qualche cosa. Cioè, uno deve vedere anche le piccole, deve godersi anche questi piccoli aspetti. A parte gli scherzi, comunque tutto questo ha portato, no, i dati di ieri hanno portato alle probabilità di un taglio dei tassi nella riunione del 17 e 18 settembre a un bell'83%, quindi è cresciuta veramente di tanto, no? Le possibilità di un taglio dei tassi di interesse. Ma non finisce lì, perché
perché in realtà c'è qualcuno, voci di corridoio, osservatori della Fed, mi chiedo sempre che cazzo sono questi osservatori della Fed, c'è gente sta là, non lo so, dietro i cespugli e prova ad ascoltare quello che dicono, non lo so, non me lo voglio neanche chiedere, però ecco, io, alcuni osservatori della Federal Reserve, che in realtà in passato ci avevano dato, no, delle indicazioni chiave su quello che sarebbe stato il comportamento della Banca Centrale Statunitense, parlano di una possibilità che si è aperta, una finestra di possibilità di taglio già nella riunione del 30-31 luglio. Perché questo? Perché, ragazzi, la situazione comincia a diventare un poco trubola, per dirla alla siciliana, e poi in siciliano abbiamo tradotto l'inglese, no? Trouble situation, cioè una situazione trubola. Cosa sta succedendo, ragazzi? Sta succedendo che il mercato del lavoro comincia a mostrare un significativo raffreddamento, ma non rispetto a un dato, rispetto al mese precedente, non è tanto questo, è proprio rispetto anche a 2 anni fa. Non so se vi ricordate, il mondo del lavoro, la disoccupazione, no? Il dato che osserviamo sempre di più, è rimasto sotto il 4% per lunghissimo tempo. E poi pian piano, no, si sta alzando e si sta avvicinando sempre di più, sta aumentando sempre di più. Siamo arrivati al 4,1%, l'ultimo dato che abbiamo visto negli scorsi giorni. E già il nostro Jay Powell comincia a, con le sue frasette, quel detto non detto di cui parlavamo prima, perché comincia a dire, ma ragazzi, secondo me non è il caso di aspettare che l'inflazione raggiunga il 2% prima di iniziare a tagliare i tassi. Questo è chiaro, cioè l'hanno sempre detto. No, la strada sarà sempre più lunga, la più in alto più a lungo, eccetera eccetera, però c'è un po' un cambio di posizione da parte di Jerome Powell, che fino a qualche settimana fa, ma neanche in realtà qualche settimana, fino a qualche giorno fa ripeteva tipo robot rotto, ripeteva sempre la stessa cosa, dice aspettiamo dei dati migliorativi per quanto riguarda l'inflazione, aspettiamo di vedere come si comporta il mondo del lavoro, eccetera eccetera, però già questa dichiarazione fatta proprio nella scorsa, davanti alla Camera dei Rappresentanti, proprio 2 giorni fa, ci ha lasciato un po' i mercati anche un po' così, no? Cioè, cosa vuole dirci il nostro Jerome Powell? Cioè, ha cambiato forse spacciato, cosa gli sta accadendo? In realtà potrebbe essere intimorito dalla possibilità che la piega presa dal mondo del lavoro possa espandersi a macchia d'olio. Perché? Perché già lo storico del dato la disoccupazione ci racconta un po' questa storia qui, ragazzi, capita, è capitato spessissimo che il mondo del lavoro si mantiene resiliente, strong and resilient, no, solite stronzate, diciamo pure il nostro Jerome Powell ad ogni FOMC, però questa forza, questa resilienza poi a un certo punto scompaiono dal nulla, da un momento all'altro, e in quel momento lì la disoccupazione comincia, il momento in cui la disoccupazione comincia a schizzare verso l'alto, ed è il momento, no, molto spesso, ahimè, in cui si entra, si scivola tremendamente all'interno di una recessione. Quindi il fatto che Jerome Powell comincia a parlare di un'economia statunitense che non è più surriscaldata, di un'economia statunitense che potrebbe iniziare ad aver bisogno di un taglio dei tassi di interesse senza aspettare l'inflazione che arriva al 2%, ecco, questo, no, potrebbe mostrare questo cambiamento di politica e un po' di timore che le cose possono mettersi male. Sì, perché la Federal Reserve, la banca centrale in generale, le banche centrali hanno a un certo punto bisogno di cambiare, di capire quando cambiare il proprio movimento. Anche su questo ne parleremo meglio lunedì, perché ho preparato proprio un articolo. Intanto, no, su quello che è in generale la situazione attuale, e anche, no, una domanda finale su quello che potrebbe essere poi il risultato per le cripto e in particolar modo per Bitcoin, perché anche lì sarebbe una situazione abbastanza peculiare. Quindi vi invito, come al solito, lunedì pomeriggio ci sarà poi una puntata, anche parlerò anche di questo, perché secondo me è un aspetto interessantissimo. Perché mi riferivo prima a questo dato dell'inflazione, che sì, è diminuita, però lascia un po' di
amaro in bocca, perché comunque andando un po' a vedere quelle sono i vari fattori all'interno di questo dato, vediamo come l'inflazione in realtà non è diminuita per manco per il cazzo, cioè anzi è aumentata per molti beni di prima necessità e non. Infatti l'assicurazione auto aumentata quasi del 20%, trasporti quasi il 10%, servizi ospedalieri quasi il 7%, riparazioni auto 6%, elettricità 6%, proprietà immobiliare 5.4%, anche gli affitti sono aumentati del 5%, anche il cibo fuori casa, quindi sicuramente non sono la maggior parte, no, alcuni non sono beni di prima necessità, ma fanno comunque parte, no, del quotidiano degli americani. Quindi stiamo parlando di inflazione che è rimasta al di sopra del 3% per 39 mesi consecutivi. Sicuramente il dato del CPI di giugno è un ottimo dato, no? Un buon passo, no? Mostra una direzione giusta in cui ci stiamo andando a muovere. Però ragazzi, l'inflazione elevatissima in queste categorie chiave, perché poi fanno parte veramente della assoluta quotidianità di ogni persona, cioè dagli Stati Uniti all'Italia, all'India, al cazzo, cioè dico i servizi ospedalieri, l'assicurazione dell'auto, i trasporti, l'elettricità, cioè questi sono costi che anche noi notiamo come incidono sul nostro potere, sulla nostra no, vanno a deteriorare anche le nostre abitudini di spesa, e questo deterioramento, no, si va ad aggiungere sempre a quel deterioramento anche del mercato del lavoro. E cosa succede quando c'è un'inflazione che è un pelo elevata a livello nominale, stiamo parlando del 3%, ma questo 3% come abbiamo visto in realtà nasconde tante magagne. Dall'altra parte c'è un mercato del lavoro che rischia di esplodere, di implodere su se stesso, no? Quindi di portare un deterioramento molto importante all'economia statunitense. Dall'altra, anche le stesse abitudini di spesa degli americani stanno abbassando i loro standard rispetto ai mesi precedenti. Cosa succede in una situazione del genere? Il rischio qual è? Il rischio è che l'inflazione comincia a scendere perché le politiche monetarie comunque vanno a fare il loro effetto, in più vanno a fare un effetto che è un effetto collaterale delle politiche monetarie restrittive, che è quello di far portare, trascinare l'economia in una recessione. Quindi il buon Jerome Powell, con l'ansietta che vive dentro di lui, proprio come è giusto nell'Holding Caffè, chiunque di noi vive con la sua ansietta, no? Da quelli che aprivano i siti di pendolo, come dicevo prima, a quelli che farmano, anche il buon Jerome Powell vive la sua ansietta, e la sua ansietta, ragazzi, è che questo mercato del lavoro possa entrare in una fase di declino importante, tra l'altro con il rischio che c'è un'inflazione che ha mostrato ad oggi sì che sta scendendo, quindi se dovesse scendere ok, sarebbe una recessione come altre, ma se dovesse mantenersi appiccicosa come tante volte l'abbiamo definita, ragazzi, il rischio di una stagflazione è ben peggiore rispetto a quello di una recessione di per sé. Quindi occhio, perché nel caso di una stagflazione lì la Federal Reserve non può neanche dire: ragazzi, mettiamo l'acceleratore, stampiamo un po' di moneta e vi facciamo tutti quanti felici, così diamo forza alla crescita dell'economia. Non posso neanche fare questo, quindi è un po' una situazione complessa, molto molto complessa. In più c'è questo, l'altro giorno guardavo questo video, ve lo porto, questo video del buon Vito Lopes, l'amico del Papa Vito Lopes, che parlava della SEM rule, che è, no, questa regola, questo dato che ci mostrano un po', è sempre stato in qualche modo predittivo di una recessione. Tra l'altro su questi dati predittivi della recessione ne parleremo proprio nella puntata di lunedì, quindi questo sempre per chiudere un po' il discorso che facevamo prima. Questo dato sostanzialmente cosa va a fare? Va a utilizzare delle medie trimestrali del tasso di disoccupazione, ci dice sostanzialmente, no, a quanto equivale, no, quanto siamo, se questo è un punto che va sul 0,43 attualmente, no, quello di giugno. Sostanzialmente cosa ci dice? Ci dice che ok, la situazione è un po' no, rischia di raffreddarsi un bel po' la situazione del mercato del lavoro statunitense, quando si arriva solitamente allo 0,5
questa Sam Rule, cosa accade? Normalmente si è sempre entrati in una fase di recessione. Attenzione perché Claudia Sam, che è questa economista della Fed che ha creato, no, questa Rule, la Sam Rule, ha espresso anche lei, no, dei dubbi sull'efficacia di questa regola in un mondo in cui ci si deve ancora normalizzare dopo la pandemia. Però dall'altra parte è anche vero che il rischio di una recessione è molto reale. Quindi cosa succede? Il solito discorso, l'abbiamo fatto tante volte. Ragazzi, no? Questo discorso che quello che è avvenuto durante il Covid, no? La fase recessiva durante il Covid, la fase di difficoltà durante il Covid, e poi successivamente, no? Questo cambio di direzione da parte delle banche centrali all'unisono per cercare, per stampare moneta e dare forza a un'economia stagnante, cosa ha fatto tutta questa situazione qua? Ha creato, praticamente, ha cambiato completamente, no? Lo stato delle cose, quindi anche determinati indicatori che prima funzionavano, oggi non funzionano più allo stesso modo, possono non essere più predittivi di una recessione. Questo è il discorso dietro quello che ci diceva Claudia Sam, la stessa Claudia Sam. Il peggior risultato possibile in questo momento è che la Fed stessa causi una recessione non necessaria. Io direi che questa parte legata alla finanza tradizionale, questa analisi, la possiamo chiudere con questa frase di Claudia Sam. Attenzione, veramente è il peggior risultato possibile. Perché la Federal Reserve in questo momento qua potrebbe, dovrebbe cominciare, non, insomma, chiaramente non sono nessuno per dire questa cosa qua al buon Jerome Powell, però ecco, normalmente c'è un momento in cui, no, bisogna andare a trovare questo sweet spot in cui bisogna cambiare il registro, cambiare un po' la direzione di una politica monetaria, perché se si arriva un po' troppo tardi, il rischio è che si va a causare, come diceva Claudia Sam proprio poco fa, no, una recessione non necessaria. Ecco, questo vedremo un pochino come si svilupperanno le cose nei prossimi tempi. Io chiuderei con l'intelligenza artificiale, perché non so, ragazzi, se voi avete visto negli scorsi giorni, no, questa notizia, la trovo molto particolare, interessante, no? Questa Worldwide Developer Conference. No, Apple aveva annunciato la sua collaborazione con OpenAI per integrare ChatGPT in iOS 18, quindi il prossimo iOS vedrà questa integrazione di ChatGPT, sostanzialmente, no, si trasformerà Siri da una rincoglionita a una che capisce finalmente quello che gli viene chiesto e risponde in maniera puntuale, sono di base questo qua. Però l'aspetto, no, dietro le quinte, che piace anche a noi ogni tanto andare a scavare e vedere, viene fuori da questo report di Bloomberg, secondo il quale nell'ambito di questa collaborazione, Phil Schiller, che è ex capo del marketing e responsabile dell'App Store di Apple, è stato selezionato per un ruolo di osservatore nel consiglio di amministrazione di OpenAI. Ragazzi, cosa significa sta cosa qua? È una situazione particolare, non ci fa un po' il guardone questo, perché non può dire nulla, non ha un aspetto operativo, non può dire nulla, però fa il guardone, cioè, mentre ci sono, guarda, le varie. No, questo è un ruolo strategico, se ci pensiamo, no? Perché consente a Schiller di acquisire intanto una conoscenza approfondita di quelle che sono il modo di operare di OpenAI, non ha alcun diritto di voto, però osserva, ragazzi, sta là, guarda, fa un po' il voyeur, però quello prende informazioni, no? Si prende un po' del know-how di OpenAI, ha il permesso di partecipare a tutte le riunioni del consiglio, riunioni del consiglio a cui partecipava allo stesso modo anche Microsoft, se vi ricordate qualche tempo fa, prima che succedesse tutto il casino con Sam Altman. Quindi insomma è stata una situazione un po' particolare di transizione quella di Microsoft. Vediamo anche se Apple no, vivrà questa sua fase di transizione con OpenAI. È chiaro che intanto si vanno a creare, no, questi rapporti un po' strani, no? Cioè, nel senso che okay, quello sta lì, osserva, non ha diritto di voto né niente, però vede un competitor sostanzialmente come Microsoft che parla, opera, no, decide delle sue strategie con OpenAI, che ragazzi è il punto di riferimento quando parliamo di intelligenza artificiale generativa.
In realtà non ci sono, no? Questo, la collaborazione tra Apple e OpenAI non comporta le transizioni finanziarie, però ragazzi anche solo andarsi a catturare un po' del know-how di OpenAI, anche solo a capire, no? Un po' le strategie di aggressione del mercato da parte di Microsoft, di OpenAI, no? Nel mercato dell'intelligenza artificiale, beh, secondo me è strana, io non so cosa pensate voi, però secondo me è un po' una situazione, è un po' strana. Come situazione. Va bene, ragazzi, io ho detto questo, oggi siamo andati un pelo lunghi, però spero vi sia piaciuta la puntata di oggi. Abbiamo visto a fondo, no, questo mercato, questo trend dei real world asset, che io trovo sempre più interessante. Soprattutto, ragazzi, non state là dietro i grafici tutto il tempo a vedere, vi avvelenate la vita, non c'è motivo. Andate invece a informarvi, studiare nuovi progetti, magari non fate un caso, non comprate manco un dollaro, però mantenetevi sul pezzo in un altro modo, piuttosto stare sempre dietro ai grafici che vi ammalano l'esistenza. Detto questo, io vi auguro un buon fine settimana, vi invito a ritornare all'Odin Caffè, sempre orario pomeridiano estivo, lunedì alle ore 13:40. Affronteremo per l'appunto la questione, già questi sono articoli che richiedevano un po' più di lavoro e li ho già scritti, li ho portati già avanti, sono quello sull'analisi della possibile recessione e come potrebbe comportarsi Bitcoin in caso di una recessione, e quello sul debito, perché ragazzi questa notizia del debito, dell'aumento del possibile aumento del tetto del debito nel 2025 è una notizia molto 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 importante. Quindi la vedremo insieme lunedì. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito quest'oggi. Se vi è piaciuta questa puntata, al solito vi date un'enorme mano, no? Con un like, con le tweet, la potete trovare su YouTube, la potete recuperare, dove vedete, no, anche a schermo quello che è l'articolo di Notion con tutti i grafici, le fonti, le infografiche eccetera eccetera. Quindi su YouTube trovate questo il video della puntata di oggi, tra pochissimo sul nostro canale YouTube del CryptoPub. Io vi auguro quindi un buon fine settimana, mi raccomando fate i bravi, andate a mare, non guardate i grafici, non avvelenatevi la vita dietro la vostra shitcoin che ha fatto il meno 180%, non si sa neanche come si possa fare, ma l'ha fatto. E io vi auguro un buon fine settimana, un abbraccio, vi voglio bene, ciao belli!